Giovedì 3 maggio i tre attivisti svizzeri e italiani incarcerati a Marsiglia per quello che viene definito reato di solidarietà sono stati scarcerati. Durante la manifestazione del 21 aprile scorso erano stati arrestati a Briançon per aver accompagnato attraverso il confine alcuni migranti. L'udienza del tribunale del riesame di Gap ha liberato Theo e Bastien, svizzeri, ed Eleonora, italiana, ma è stato disposto per loro l'obbligo di firma in Francia fino al 31 maggio, data d'inizio del processo. I tre sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rischiano fino a 10 anni di carcere e 750.000 euro di multa. Un'accusa che le realtà solidali presenti sul confine ritengono gravissima e spropositata rispetto al fatto di aver aiutato e accompagnato senza alcun compenso, in inverno e con la neve, persone smarrite e disorientate attraverso il confine. Una legge incredibile che viene applicata a chi cerca di aiutare altre persone e viene accusato chi aiuta in montagna le persone a, diciamo, non morire, a non rischiare, come se fosse uno scafista in mare che prende dei soldi per far varcare un confine o superare un tratto di mare. Mercoledì 2 maggio, il giorno prima della decisione del tribunale di Gap, a Bardonecchia si era tenuta una conferenza stampa organizzata dai gruppi italiani e francesi solidali con i migranti. Tous Migrants, Valsusa oltre il confine. Era presente anche il sindaco di Capri e Paolo Chirio e Benoît Ducos, l'ex sciatore francese di primo soccorso, arrestato a marzo dalla gendarmerie francese per aver soccorso una migrante incinta in difficoltà. Terminé mon audition en disant que si le lendemain la même situation se présentait, eh ben, j'agirais pas de manière différente, c'est pas possible. C'est, si on a au fond de soi un brin d'humanité, on peut pas agir autrement, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Vediamo che l'Europa non è così unita come spesso si vuol far pensare, perché si tende a far diventare un problema esclusivamente dell'Italia o dei paesi che accolgono, mentre invece noi pensiamo che comunque la solidarietà dovrebbe essere uno dei valori fondanti, dei principi di tutta l'Europa. Questa vicenda è anche stata paragonata a momenti storici già vissuti e radicati nella memoria collettiva. En 1942, 43, 44 j'ai été enfant caché en France par des gens qu'aujourd'hui on appelle des justes, et l'État français criminalise aujourd'hui la solidarité. Nous sommes là en tant qu'association pour exprimer notre solidarité avec les camarades.